Ciao a tutti, oggi voglio fare un video mukbang che però è anche un video reaction, anche se in realtà diciamo, la mia intenzione è stata un po' tradita. Comunque vi dico subito che cosa vado a mangiare e vi spiego un po' mentre mangio. Mangerò questo fantastico panino che è metà, un hamburger con le sue belle patatine fritte, che si chiama Hellburger. E praticamente questo è il panino, ve lo faccio vedere, ma è, considerate che è appena stato riscaldato, poi vi spiego, ed è praticamente fatto, adesso ve lo dico, con innanzitutto l'hamburger di Angus, è anche bello grande, è per questo che è metà, perché metà praticamente l'ho mangiato ieri sera, poi vi spiego. Ed è fatto praticamente con salami piccante, maionese piccante, radicchio, tabasco, che però al posto del tabasco a me hanno messo, mi sa, l'olio aromatizzato al peperoncino e il cheddar. E quindi niente, vado a mangiare questo hamburger. Voi vi chiederete perché è metà e perché è una reaction. Ah, innanzitutto mangio le patatine, che non sono croccantissime, perché io il tutto l'ho comprato praticamente ieri sera. Lo fanno questo in un pub che ha aperto da poco vicino a casa mia. Fanno principalmente pizza, però fanno anche un po' di panini. E io vedevo passare, no? Questi panini mentre stavo magari lì a mangiare la pizza e mi attiravano un casino. Dovete sapere che io praticamente non mangio carne da un bel po' di anni, ma non perché abbia qualche problema o non perché abbia qualche fisso o comunque qualche convinzione morale, insomma, etica, no? Non la mangio semplicemente perché mi ci sono disabituata. E così come era una vita che non mangiavo patatine fritte, allora io l'hamburger lo mangio con il coltello e la forchetta, perché non riesco ad addentare cose grandi, non lo so, mi dà fastidio, quindi io lo mangio così. Comunque ieri avrei voluto fare questo video reaction a pranzo, andando appunto a prendere questo panino e mangiarlo appunto insieme a voi, e fare questo video reaction di me che rimangio praticamente la carne dopo tanti anni. E, però per un motivo o per un altro, ieri non ci sono riuscita a pranzo. E praticamente sono riuscita a comprare il panino ieri sera, pomeriggio tardi. E non ce l'ho fatta a registrare il video, quindi metà l'ho mangiato ieri sera e questa metà l'ho lasciata per oggi. Comunque anche riscaldato non è proprio malaccio, perché non mangio carne? Perché essenzialmente convivo comunque con una persona da molti anni che non mangia carne perché non gli piace. Per cui, quando si tratta quindi di cucinare, difficilmente mi metto a fare due cose diverse, una per questo, uno per me, è difficile. Poi magari mi dà fastidio anche l'odore della carne, insomma, per cui evito. E quindi questa cosa che dura praticamente da anni mi ha portato ad essere disabituata, no, alla carne. Mangio altre cose. Comunque mi mancava la carne, eh? È buona. Cioè, a mangiarla spesso poi mi stanca anche a me. E non la mangio più, però ieri sera, quando l'ho riassaggiata per la prima volta, stavo proprio con gli occhietti quelli a forma di cuore, no? Perché poi l'hamburger me lo sono fatto cuocere proprio cotto, come mi piace a me. Buono.
E insomma, mangio magari pesce, mangio i burger quelli vegani e andavo avanti così. Poi però, quando ho visto questi panini, mi sono detta, io uno devo prendere. In realtà, io avrei potuto anche prenderlo al McDonald's. Non qui dove abito, però a Perugia avrei la possibilità di andare al McDonald's, ma a me il McDonald's non attira. Non lo so. Cioè, questo, che magari sto anche lì, lo vedo mentre me lo fanno, non lo so, mi sa qualcosa migliore del McDonald's. Mi fido di più, non lo so. Qual dice, lo so. Per il fatto stesso anche che costano poco, non mi attirano. Io morirò per aver mangiato queste patatine fritte, perché le patate, insomma, non mi fanno benissimo. Comunque, per una volta si può fare. E io credo proprio che assaggerò anche qualche altro panino che fanno. Però questo qui, l'hamburger, mi attirava tantissimo per il fatto che aveva tutte queste cose piccanti. Cioè, lì per lì mi sono detta, oh mamma, questo sarà piccantissimo. E per quanto io ami le cose piccanti, magari sarebbe stato troppo. Invece è molto ben equilibrato, picca ma non eccessivamente, ma nemmeno pochissimo che non si sente, è giusto. Io ora non so veramente, ma secondo me, cioè, 10 anni che non mangiavo più la carne saranno tutti sicuramente. 10 anni tutti. Sì. Ma forse qualcosa meno, ma insomma, stiamo lì. E sinceramente, anche quando poi andavo magari un po' in giro, che magari mi capitava anche di mangiare fuori, non so, la carne non l'ho mai presa. E comunque, se posso scegliere tra pesce e carne, preferisco il pesce, o comunque magari prendo la pizza. Insomma, la carne la snobbo sempre un po', però questo panino è la fine del mondo. Non so se esiste qualcosa di simile anche al McDonald's di piccante. Poi la carne di Angus è buona. Non si sente proprio quel sapore, o comunque quel retrogusto di carne, che un po' mi dà fastidio sinceramente. Ma sarà pure perché è ben cotto, non lo so. Comunque, anche il riscaldato è buono. Poi comunque l'ho riscaldato con il microonde, quindi si è scaldato tutto, no? Non ci sono parti più fredde o magari parti più bruciacchiate. Proprio buono. E anche le patatine, non sono mollicce. Certo, non sono croccanti, però non sono quel molliccio orrendo. Mamma mia, questo panino è fantastico. Però mi sarebbe piaciuto proprio fare una reaction del primo morso, perché ora, già avendolo mangiato ieri sera, oggi già sapevo cosa mi aspettava, anche se devo dire non vedevo l'ora di arrivare a casa dal lavoro per mangiare, perché mi andava. Sarà che è come una cosa nuova, no? E quindi mi entusiasma. Ma ora certo non è che lo riprendo subito la settimana prossima, per dire,
mese prossimo, uno al mese. Ma anche io preferisco la pizza. Comunque. E comunque la mia idea era carina, della reaction. Peccato che non sono riuscita a farla. No, anche le patatine fritte era una vita che non le mangiavo, ovviamente. Ma un po'. Perché le patate ho qualche intolleranza. E un po'. Perché io non mi fido molto a mangiare le cose fritte fuori casa. Non lo so, ho le mie fissazioni, le mie cose. Mi sembra sempre che siano troppo unte, insomma, io ne mangio mai. Però io di sera dico, vabbè, tanto erano comprese nel prezzo, perché nel prezzo del panino c'è, cioè, sono comprese anche le patatine. E tutto questo panino enorme costa 8 euro, patatine comprese. Ma l'hamburger è veramente spesso. Dovrebbe essere 100 grammi forse, anche 2, non so, ma è bello spesso, non è sottilissimo. Insomma, ha aperto questo pub vicino a casa mia e ci vado spesso, ci vado minimo 2 volte a settimana. Ma se mi capita che, tipo, che ne so, che ho le ferie, sto a casa, ci vado anche magari qualche volta a pranzo, tipo domani a pranzo ci andrò. No, ci sto bene, è un posto carino. Mangio la pizza, le insalate e anche i panini. No, veramente, però iniziando a mangiare male, Ma come mi dico, tanto poi stasera mi alleno per davvero, insomma, no, per finta. Cioè, tipo anche ieri sera ho preso il panino verso le 6:30, ho aspettato anche una pizza e poi sono venuta a casa e sono arrivata a casa che era un po' tardi, erano tipo le 7:30. Però mi sono allenata, ho fatto un'ora di step e sudavo da matti, mamma mia. Però poi il mezzo panino l'ho mangiato con più gusto, che comunque mi ero allenata, quindi. E stasera uguale, farò un'oretta di allenamento. Stasera però vado di tonificazione. Mamma mia, buono! Io penso che non è mai successo che mangiassi qualcosa con così gusto. Ma che comunque ormai sono tipo anni che mangio un po' sempre le stesse cose, no? Un po' per colpa delle intolleranze, un po' perché il tempo che ho a disposizione comunque è poco, quindi tipo anche il giorno a pranzo non è che mi metto a fare chissà cosa. Poi la sera a cena magari faccio tardi perché mi alleno. Più o meno mangio sempre quelle. Quindi quando ogni tanto c'è qualcosa di nuovo, sono contenta. Ma mi vede, ma cos'è che dà fastidio un po'? Cioè, aspetta. Ma che cos'è qui? Ah no, niente. No, vedevo dallo schermo qualcosa di scuro, ma no, è un'immagine che c'è sullo schermo della videocamera. Buono.
tipo anche il cheddar non l'avevo mai mangiato. E il formaggio è una di quelle cose che non mangio mai, proprio per lo stesso motivo della carne. Però i formaggi proprio quelli fortissimi. Però il formaggio un po' delicato, un po' mi attira. Però ecco, non lo mangio per lo stesso motivo della carne. Stasera però mi devo allenare, eh. E stasera penso che vado di yogurt e frutta. Mi sento un po' tipo però quelli che sono condannati a morte, che ordinano il loro ultimo pasto, perché comunque dopodomani andare al dentista a fare comunque un'operazione, quindi un po' di angoscia c'è, cioè. Quindi vabbè, questi giorni che precedono il tutto mangio. Qua non è che debba fare qualcosa di strano o comunque rischioso, è roba ordinaria, però c'è sempre un po' di preoccupazione. Sono rimaste 5 patatine. Comunque la mia reaction è fantastica, cioè la mia sensazione è fantastica, è un po' strano perché comunque è un bel hamburger e rimangiare subito tutta questa carne, insomma è un po' strano, però è anche gustoso. Queste patate mi uccideranno. Però sono irresistibili. Ma che non sono nemmeno unte. Sono fantastiche. Diciamo che in questo locale, in questo pub, già mi hanno preso un po' in simpatia, perché ci vado spesso. Quindi mi trattano anche bene. Che bello aver finito tutto e avere mangiato proprio quella voglia di mangiare. Non mi capita spesso, forse anche perché appunto io fuori casa mangio pochissimo, proprio raramente. Ultima patatina. Buono. Vediamo che altri panini ci sono. Cioè, hamburger con formaggio, insalata e pomodoro. No. Americano. Bacon. Salsa barbecue che non ho mai mangiato. Cheddar e cipolla. Questo potrebbe essere buono. Poi bella il burger. Poi c'è, vabbè, un burger, insalata, pecorino, pomodori secchi, guanciale. No. Credo che il prossimo sarà quello americano. Hamburger, bacon, salsa barbecue, cheddar e cipolla. Se riesco provo a fare anche di questo appunto il mukbang,
E niente, panino finito. Vabbè, metà panino, però insomma è bello grande, quindi ci sta mangiarlo in due volte, anche perché insomma mi devo riabituare un po' piano piano. E niente, se vi ho tenuto compagnia sono contenta. Grazie per aver condiviso con me la gioia di rimangiare carne dopo tanti anni. Peccato non aver potuto registrare proprio ieri nel momento in cui davo il primo morso, vabbè. Ci vediamo al prossimo video e al prossimo mukbang, a questo punto, che sarà con il panino americano. Ciao, vi ricordo di seguirmi sui social, sotto trovate i link, soprattutto Instagram, e di attivare la campanella e di iscrivervi al canale, così sarete sempre aggiornati sui video che carico. Ciao e al prossimo video. Ciao.